Buongiorno a tutti, siamo qui con Annalena Ferrucci e Mauro Iolini in occasione della presentazione di un nuovo libro, Mediazione tra pari. Benvenuti qui all'Ete Blaise Pascal di Foggia. Le vorrei porre un paio di domande sul nuovo libro che lei oggi ha presentato. In primo punto, ci può fare una veloce sintesi di quello che tratta il libro? Sì, il libro tratta della mediazione tra pari, cioè della mediazione che avviene nelle scuole quando i conflitti riguardano i ragazzi, ma non solo, possono anche riguardare ragazzi e insegnanti, sempre che gli insegnanti abbiano niente in contrario. La particolarità è che i ragazzi sono protagonisti indiscussi della cosa, perché sono formati e sono loro che in coppie, un ragazzo e una ragazza, aiutano i loro compagni a trovare insieme soluzioni che accontentino entrambi. Molto molto bello, sembra molto molto bello dalla trama. E secondo lei, sempre collegandosi a quello che ha detto Mauro Iolini, quanto il tema della legalità può essere veramente legato ai giovani e non solo? L'autore ci ha descritto un po' anche della contrapposizione di come i ragazzi sono collegati tra di loro, come si può uscire appunto da altre situazioni. Quanto è importante secondo lei questo tema? È importante perché così i giovani possono ascoltarsi e parlare di questi temi. Nel caso specifico si parlava di mediazione fra pari nelle ipotesi di conflitti che si potrebbero venire a creare. Quindi, come abbiamo sentito dire dal professor Iulini, solo ascoltandosi tramite nel percorso che vorremmo portare avanti un terzo imparziale, e i ragazzi potranno meglio ascoltare l'altro e cercare di arrivare a una soluzione concorde, voluta da loro e non magari decisa da un terzo, anche perché noi facciamo riferimento anche a un progetto successivo anche da invece di giudicare. Parliamo di generazioni della scelta. I ragazzi adesso hanno la possibilità di scegliere, perché il conflitto non è solo un conflitto giudiziario, può essere un conflitto che i ragazzi e le ragazze possono, sempre tramite l'aiuto di un loro coetaneo, che sarebbe un terzo, risolverlo volontariamente. Non lo delegano a un terzo, che può essere il giudice nel caso particolare, oppure l'insegnante o il genitore. Loro, mettendosi in gioco attraverso, come diceva il professore, la riservatezza dei colloqui, degli incontri, arrivare a una decisione che fa bene a entrambi. Quindi non ci sarà più la logica del vincitore e del vinto, perché poi non nel conflitto giudiziario non c'è nessun vincitore. Apparentemente c'è un vincitore, però sappiamo che il vincitore poi non è realmente, non arriva a niente alla fine, perché io anche come avvocato vedo che il conflitto Fate l'esperienza. si accentua, anzi. E quindi solo io come mediatrice familiare ritengo, quindi mediatore tra pari, che solo con il dialogo, con il litigio, perché cioè il dialogo non è un dialogo pacifico, per forza comporta anche una discussione. Quindi solo in questo modo e quindi si può arrivare a una generazione della scelta. Voi ragazzi potrete, quando sarete grandi, scegliere se risolvere con delle capacità che avrete acquisito il conflitto voi volontariamente o delegarlo a un terzo. Perfetto, ringraziamo i nostri due ospiti e auguriamo una buona giornata a tutti. Grazie.